Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. Apriamo con la politica, voto di fiducia questa mattina alla Camera e domani al Senato del nuovo governo giallorosso. I ministri del Movimento 5 Stelle sono pronti, uniti e compatti. Dobbiamo continuare a cambiare il paese, si legge in un post del loro blog. Chiudiamo la stagione dell'odio e apriamo quella della speranza, così il segretario del Partito Democratico ieri alla festa dell'unità a Ravenna. Lega e Fratelli d'Italia manifesteranno nelle prossime ore davanti a Montecitorio con i rispettivi leader Giorgia Meloni e Matteo Salvini per far sentire la propria contrarietà nelle piazze verso questo nuovo esecutivo. Forza Italia ha annunciato una ferma opposizione, ma solo, almeno per il momento, in Parlamento. Veniamo all'estero, non si fermano le proteste ad Hong Kong. Violenti scontri ieri tra polizia e manifestanti hanno bloccato strade e danneggiato stazioni della metro. Alcuni cortei sono giunti davanti all'ambasciata americana per chiedere aiuto al presidente Donald Trump affinché l'ex colonia britannica venga liberata dall'oppressione cinese. Arrestato e rilasciato nelle ultime ore l'attivista Joshua Wong, che potrà recarsi così nel paese d'oltreoceano o in Germania. Catene umane questa mattina nelle scuole da parte degli studenti in solidarietà agli attivisti pro-democrazia. Torniamo in Italia. Apertura positiva per Piazza Affari. L'indice FTSE MIB della Borsa di Milano ha avviato le contrattazioni odierne in rialzo dello 0,28% a 22.007 punti. E per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.